Amici di OnTV, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi? Allora, decima vittoria consecutiva della Ternana che fa tre gol anche al malcapitato Bisceglie al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, anche se i primi 2-3 minuti qualche brivido l'abbiamo corso, però non giustificano minimamente apprensioni, perché la partita è stata chiaramente dominata dalla Ternana che ha fatto tre gol e ne poteva fare di più. Stai fermo che fai rumore, mi dicono dalla regia. E le brutte notizie vengono dall'infermeria, perché durante la partita abbiamo perso prima Defendi e poi Mammarella. Vedremo chi sarà recuperabile e chi non per la prossima trasferta di Avellino, che ha perso peraltro. E niente, poi ci sono diversi argomenti per la puntata di oggi che svolgeremo con gli ospiti usuali Gigi Manini, buonasera, e Gianni Giardinieri. Buonasera. Vi prego, buonasera, di notare la differenza di stile tra i due ospiti. Ecco, questo la classe non è altro. Ci tengo sempre a sottolinearlo. Allora, caro cioè, Gigi, fratello, no, fra lui e te, io sono una cosa, una via di mezzo, direi. Caro Gigi, dicevamo, una partita ampiamente meritata dalla Ternana, che voglio dire, oltre i tre gol ha avuto anche altre occasioni, al cospetto di un Bisceglie che non ha fatto una brutta partita, né una brutta impressione, però insomma il divario tecnico mi è apparso decisamente troppo. Ah, devo dire che quest'anno la Ternana ci dà grandissime soddisfazioni. Io non riesco a togliermi invece la soddisfazione di contraddirti quest'anno, perché in genere abbiamo sempre fatto, o comunque è capitato che non eravamo d'accordo su tante cose, invece quest'anno mi tocca, sono costretto a essere d'accordo anche stasera con la tua analisi, nel senso che la Ternana ha dominato. Male. E se posso dire, forse i primi minuti in effetti qualche brivido ci è passato, perché quella traversa, tra l'altro, se forse non la tocca Suaga, non so se Jan Lille avrebbe parato il tiro. Insomma, lì poi sai com'è il calcio: prendi un gol subito, la partita un po' si sarebbe complicata, secondo me. Poi controprova non c'è. Per il resto della partita, la Ternana mi pare che abbia stradominato, anche in questo caso dimostrando di essere sicuramente di una categoria, almeno di una categoria superiore a Bisceglie. Ero d'accordo anche, come ti ricordi, la settimana scorsa, e mi fa piacere che anche il tecnico si sia un po' adeguato alle nostre idee. Sicuramente ci ha sentito, scherzo per chi sta a casa, dicevo, però ha detto anche lui, dice, non capisco come si fa a dire che la Ternana non abbia meritato, ma è vero, cioè io veramente alla fine di quella partita con la Vibonese. Io mi pareva di aver visto, perché sentivo sia il tecnico loro che altri commenti che si diceva che la Ternana non ha meritato. Io invece ho pensato subito che la Ternana ha avuto una partita difficile, ha rischiato, ma ha meritato. E mi pare che Lucarelli sia d'accordo. In questo caso, stavolta, partita a parte i primi tre minuti, come hai detto bene tu, nettamente in discesa. Sul 3-0 abbiamo tirato anche il freno, secondo me, giustamente. Beh, perché anche perché il campo era pesante, sì, già avevamo perso poi, due giocatori, insomma, non c'era motivo. Assolutamente d'accordo, e va bene, il 3-0 è sufficiente, bisogna anche rispettare l'avversario, che tra l'altro ha giocato anche una buona partita. Un Bisceglie che aveva fino adesso segnati pochi gol, 9, e subiti pochi, 12 prima della Ternana, ha dimostrato però di essere molto vivace davanti e invece assolutamente perforabile in difesa. Probabilmente mi pare di poter dire che davanti sono vivaci, intraprendenti, ma non è che hanno grossi bomber, quindi per questo hanno segnato poco, manovrano bene ma concludono poco. Per quanto riguarda la nota dolente, sì, adesso vediamo, secondo me Mammarella potrebbe anche recuperare, Falletti spero che ci sia per Avellino. Mi sento invece di poter dire, se me lo concedi, di perdere 20 secondi su un discorso, sul primo gol della Ternana, che ho avuto l'impressione dal vivo che fosse fuori gioco. Io, sapete, spero di aver acquisita la patente di commentatore imparziale, perlomeno degli episodi arbitrali, l'ho rivisto, e in realtà quando parte la palla di Furlan c'è un incrocio e parti Pilo che non tocca la palla, però è chiaramente influente, mi pare leggermente indietro rispetto al difensore del Bisceglie. No, il gol c'è il fermo immagine, è chiaramente in gioco. Ecco, quindi il gol dovrebbe essere comunque regolare. A suffragio di quello che dici, ossia della tua imparzialità e della tua onestà intellettuale, vi rinvito ad andare a vedere le puntate Ascoli Ternana nell'anno della recessione, sì, e Cesena Ternana l'anno in cui invece ci salvammo con Liverani.
Sai perché te lo dico? Perché sono andato a rivedere di recente, aumentano le visualizzazioni a distanza di anni, siamo oltre 3.000. C'è la 2, niente. Ma una non fa testo, no. Siccome siamo andati, siamo andati oltre le 3.000, è leggendaria quello che è un numero, no, insomma, ragguardevole. Comunque, al di là di questo, io mi sento invece di poter dire una cosa, ma la difesa del BC, io dico questo, no? Stai a Terni, 0-0, boh, perché allora hanno anche pensato di essere più forti, ma tu qui devi venire a mettere il pullman. Cioè io so per calcio vecchia maniera, cioè come si fa a far fuori gioco su un grosso, lì devi mettere il pullman davanti la porta, se è possibile schieri due portieri, perdi tempo dal trentesimo secondo della partita fino al 90, fino a quando ci vorranno giocare contro a viso aperto, ecco, no, io dico, ma io non ho capito, io faccio parte di questi, questi suggerimenti gratuiti all'avversario, no, non, no, io smetterei di darli perché, tutto perché io faccio parte di un altro calcio adesso veramente, questo, no? Quando vedo ieri sa. Quando vedo ieri espulso Pedro per tuo fallo in quella maniera, cioè tu l'hai vista sicuramente. Lasciamo. Io penso che il calcio, in fortuna che non gioco più. Arbitro Maresca. Vabbè, appunto, non volevo dirlo. Ecco. No, ma dico, ma se quello non è mai stato espulso in vita sua, è stato espulso per due sciocchezze. Cioè erano due cose che secondo me quelle se le facevi in allenamento non era fallo. Il primo è assolutamente inesistente. Ma per dire, insomma, no. Vabbè. Ma il calcio di oggi non riconosce. Poi c'è Obiang che praticamente più. Amputa una non gamba a Pellegrini. Peraltro, bene. Perché... Vabbè, comunque non c'entra niente. No, anche perché non gioca. Anche perché Conte si chiede, scusa, permettimi, Conte si chiede perché Conte è stato a Milano, visto che con la squadra che c'ha rischia di andare fuori al primo turno in Champions League, lui si chiede perché. Altro caso. Senti, scusa, ma questo Eriksen che lascia perdere, non mi stuzzica su questo argomento, parliamo di Ternani. Parliamo di perché stavate, allora se no parliamo anche un po' di Milan. Stiamo a rieggiare, no, tra l'altro si stanno tenendo i sorteggi per i gironi delle qualificazioni mondiali, li stavo vedendo. No, allora avete detto tutto voi. Che ricordo, registriamo di lunedì. Certo. Sono le 6:30, 6:40. Quasi le 7 ormai. Vai. No, la cosa interessante, abbiamo parlato della partita, l'ha detto bene Gigi. Ieri comunque, ragazzi, 9 undicesimi erano gli stessi dell'anno scorso. Vabbè, io questa cosa la ripeto dalla prima puntata. Sì, però lo sai qual è la differenza? Che c'è soffio. Allora, nella formazione tipo c'avevamo Falletti, c'abbiamo Falletti, Palumbo e Conte, che sono tre pezzi da 90. Ieri nessuno dei tre era in campo, almeno titolare, Palumbo è entrato dopo. Quindi abbiamo giocato con due sole novità che erano Rajčević, che tutto sommato non è stato il migliore, non è stato determinante. E Bobben ha fatto una partita. E Bobben ha fatto una partita normale. Però gli altri erano esattamente quelli dell'anno scorso. Ma sono tutti trasformati. Allora, ecco, questo era un tema che volevo affrontare. Basta che vedi vantaggiato. Esatto, la mano dell'allenatore si vede. Ho fatto poi dopo. Credo che anche l'ambiente societario sia più si sano. Vede l'ambiente societario più sano, mi pare, con meno uscite estemporanee, meno, diciamo, tra virgolette, dilettantismo. Fanno anche più d'accordo all'allenatore e direttore sportivo. Esatto, quindi maggiore unità di intenti. La squadra si è veramente stretta intorno al mister, che mi pare la sappia guidare con molta efficacia. Però ecco, quando vedo, e poi lo vedremo su un fermo immagine, vantaggiato, tornare indietro, al limite dell'area di rigore, smazzarsi in rincorsa di 60-70 metri, non ha fatto mai a Terni, mai l'ha fatta questa cosa. Ma poi sta bene atleticamente, sta bene, è reattivo. Può vedere per esempio ieri... un Furlan sui livelli quasi del primo Furlan in Serie B. Ieri vantaggiato secondo me o è il migliore in campo o tra i primi tre. Però questo ti fa capire che a volte l'allenatore, conta. Anzi no, a volte... Spesso l'allenatore è molto più importante di quanto possa pensare il tifoso medio. Quando dicono sì, è vero che i giocatori fanno la differenza, ma un buon allenatore ci può mettere anche parecchio del suo. Perché io poi ci stanno anche gli allenatori che fanno i danni. Che fanno i danni, cioè. Hai capito quello? Parti Milo, per esempio, è un altro giocatore. Come riferisco all'Inter io, Sì, ma questo concetto, tanti tifosi che probabilmente del calcio gliene frega poco, gli frega del risultato di divertirsi quando va la partita. E mica lo capiscono tanto questo concetto dell'allenatore. No, perché per esempio io ho visto Sannari nuovamente Pochesci, perché le prime giornate, come al solito suo, la squadra è brillante, chissà perché, ha fatto qualche risultato. Adesso la classifica. Ha fatto, mi pare, 2 punti le ultime 5. Basta che vedi la classifica. Vabbè, però questo come è finito, diciamo, l'effetto brillante? Sì, diciamo, no, però ancora qualcuno, che voi parlate male di Pochesci? Sì. Sì, grazie. Ma no, male nel senso di calcistico. Come allenatore, certo. Come idea di calcio, vabbè, lasciamo questa operazione simpatia, non ci attira mai critiche benevole. Io direi, vediamoci. Ti ricordo che di calcio, purtroppo parlano tutti, mentre, beh, anche noi, mentre io non mi permetto di parlare di informatica. Vediamo adesso? Dai, vediamoli adesso, poi dopo facciamo. Perché vuoi fermi immagini? I fermi immagini li facciamo dopo, dai, Gianni, su, ti voglio dedicare
spazio, giusto spazio. Vediamo un po'. Allora, questo è, l'arbitro, questo è l'arbitro con una fantastica, se parte questo, ecco, con questa fantastica pettinatura. Zazzera, ma io dico no, tu fai l'arbitro, ma te puoi presentare così, ma con quale credibilità? Ma sì, ma sti capelli, almeno per la partita mettili giù, tranquillo, sereno. Vabbè. Va bene, allora, queste sono le battute iniziali dove noi rischiamo di prendere gol, ma ci pensa. Forse la prendeva Iannarilli, eh? Ci pensa su Hager, però, a levarla. Era tanto forte, però, eh? Una bella linea, qui immediatamente, però, invece mi pare che no. Ah, no, questa è l'occasione di Damian, è poco alta. Poi segniamo noi, no? Sì. Se non ricordo male. Ancora una volta da fallo laterale, questo è uno schema che a noi ci piace. Io sapevo il movimento della difesa, ribadisco. Ma qui comunque il gol pare che sia di Furlan, perché sì, è di Furlan. Non la tocca a parti pilo. Ma comunque è influente. Ma io vorrei capire questi dove hanno. Non lo so, hanno cercato il fuorigioco sul lancio di Furlan. Noi addirittura in due eravamo lì. No, dico, ma vabbè. No, dico, che concetto, il Bisceglie viene a tenere e fa il fuorigioco, e poi una volta poteva anche servire, no? No, ma mica perché con tutto il rispetto. Ma io fallo adesso da tifoso del Bisceglie. Ma fallo dopo. Qui è una punizione di Mammarella. Commentiamo gli highlights. Un po' alta, diciamo, non si è abbassato il pallone. Dunque, questo è un altro gol divorato da Rajčević. Sembra il gol. È un altro fuorigioco perfetto. Fatto alla perfezione. Ah. Sì, beh, è la stessa praticamente tipologia. Sì, qui bellissima azione di Furlan. Sì, ce n'era un'altra di Furlan, non so se è già passata o non l'hanno messa, in cui lui fa un dribbling a rientrare sul destro, ma questo è il secondo gol. Dai, qui vai, proietti una digna, una cattiveria. C'è giusto quel tocco di spalla che non... stato un po' discusso, ma non mi sembra che neanche protesta. Che giocatore che ci abbiamo quest'anno, Ruglietti? Sì, bravo, lo sapevamo. Questa è una bella giocata di Rocco che prende il palo. Sì, esterno. In questo caso però Iannarilli forse c'era, Ma anche questa era forse dire, c'era, sì, però vabbè. Comunque la segnalia, questa è un'occasione a tutti gli effetti, rispetto a altri filmati montani. Secondo me quella Tozzo l'avrebbe stoppata, però. Probabilmente. Però, questa è un'ottima apertura. Questo è il terzo gol. Furlan fa un assist al bacio. Questo è splendido, bellissimo. Qui non c'è bisogno di commento. Mi pare che tutta l'azione, sia l'apertura che libera Furlan, che l'assist di Furlan a partipilo, che è arrivata intanto a quota 9 ed è secondo. Se glielo tolgono 8. Se glielo tolgono 8, certo. Ricorda di Furlan. Però l'hanno dato a lui, perché oggi se andavi a guardare i giornali e i siti... Secondo me finiranno per darlo a Furlan, però vedremo. Questa è una bella parata di Iannarilli. Però Tozzo quella la ferma. Comunque, continua questa buffonata di Marini. Ragazzi, purtroppo nella trasmissione, nel pacchetto della trasmissione, è compreso anche Manini la sua arteriosclerosi. Questa è una gran bella girata di testa di vantaggiato, migliore in campo. Questa è una bellissima apertura di Palumbo, ancora per parti Pilo, che in momenti non fa un altro portiere gol. Il portiere c'era, però la deve parare. Diciamo che la Lennana si era un po' fermata alla fine. Forse abbiamo tentato di far segnare vantaggio, ho avuto questa impressione. Perché se lo sarebbe meritato. Qui mi pare che la partita sia adesso Ma come avete visto, il Bisceglie ha avuto un'occasione ad inizio partita e poi ferma. Qui è un'occasione grande, mi pare, per vantaggiato, che però la prende male. Ingannato dal salto del difensore davanti a lui. Questo è il tiro di Palumbo. Ce n'è avuta un'altra clamorosa vantaggiato. Non so se c'è nella sintesi. Non lo sappiamo. Infatti, io ho gridato il gol di Piattina, però l'ha mandata proprio male. Perché gli salta davanti il difensore. Proprio l'ultimo minuto. Gli fa sparire la palla dalla visuale e quando riappare non è coordinato. Stavolta veramente il gol. Ne ha fatti due a Vibo Valenza. Qui Torromino impazzisce, non si capisce perché. Fa questo tiro che rimpalla e momenti rischia di decapitare l'arbitro. Ha fatto una stupidità. Dalla Perù, infatti, dice: oh, tendo, ma dai, su, ecco, questo non gli piaceva il taglio dei capelli, allora aspetta, t'aggiusto la frangetta. Dicevamo, se non levano il gol a partipiro è secondo nella classifica marcatore del girone, dietro solo a Ciangi del Potenza, e però ha tirato 3 rigori contro gli 0 di partipiro. Ma comunque anche se glielo levano è secondo uguale, però un conto a un gol, un conto a due. Va bene, allora direi che per questa prima fase di trasmissione di questa prima parte ci possiamo ritenere soddisfatti, andiamo in pubblicità e ci vediamo dopo con le tavole tattiche di Gianni Giardinieri.
A dopo. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. L'Ottica Butironi vi aspetta con lo sconto del 30% sugli occhiali da sole riservato agli abbonati della Ternana. Bene, eccoci di nuovo in studio. Allora, avevamo promesso l'approfondimento tecnico-tattico di Gianni Giardinieri. A te la parola. Che presentazione. Allora, questa è la prima azione, è la più pericolosa del Bisceglie, dopo 1:48, vedi? L'inizio un po' molle della Ternana. Loro hanno questa grandissima occasione e guardate, allora, la linea della difesa è un po' troppo bassa, seppur ben schierata siamo un pochino troppo bassi. I due cerchiati in nero sono vantaggiato, guarda, in basso a sinistra del televisore, che è già in marcatura su Giron. E quindi lì vantaggiato dimostra subito la sua attitudine, la sua voglia di correre indietro, di darsi da fare e fare quel lavoro che ha fatto Falletti. Dall'altra parte c'è Furlan. I due centrocampisti sulla linea rossa sono Proietti e Damian. Quando nasce il problema? Questo approccio un po' troppo morbido di Partipilo, che lo vedete in giallo sul cerchio, che lascia completamente scoperto il giocatore avversario del Bisceglie, che poi nel corso dell'azione concluderà rendendosi pericoloso. Questo che tira però che ruolo c'ha? Scusa. Adesso mi sfugge il nome, il quarto di centrocampo. Dovrebbe uscire un difensore lì però. No, aspetta un attimo. Se tu ci fai caso, Furlan, vedi la difesa è schierata secondo me, va bene così. Però... è Partipilo che deve stare più dentro il campo e andare a fare... diciamo la chiusura quarto, da quella scusa, parte. Questo è fermo, si può mandare? No, perché secondo me lì deve uscire Defendi. No, dopo tu vedrai. Che qui c'è un traversone. Defendi esce, ma va ad uscire quando il giocatore praticamente impatta la palla. Quindi con un po' di ritardo e infatti non riesce neanche a toccarla di fatto. Però diciamo il problema, ci sta di essere preso secondo me, qua ecco che l'approccio, l'inizio un pochino troppo morbido di alcuni giocatori determina questo tipo di situazione. Mentre invece minuti. Vantaggiato, ecco, stava già lì, capito? Quindi mi piaceva sottolineare ecco, questa mi cosa. Mi sa che Alessio ce la fa vedere, eccola ecco, qua. Vedi, Defendi esce adesso sul tiro, però è giusto quello che fa Defendi, è corretto, però se ci fosse stato Partipilo probabilmente sarebbe andata diversamente. Vabbè, comunque... Comunque sì, sono dettagli. Vediamo anche perché dice sempre... Ma voglio capire, vedi, qualcuno... Sta solo dall'inizio. Allora ve lo dico io, vantaggiato invece di seguire quello esterno, no, deve prendere l'uomo che sta dentro. Beh, secondo me no, vantaggiato fa quello non che devi prendere fare. Mai l'esterno quando la palla sta di là. Sì, però si vede che non è un difensore. È il quarto guarda. Di centrocampo. No, secondo me ma, scusa, è devo, rimanda il cross, vantaggiato prende quello esterno, già senso. Ma non perché qui non è perché sì, ma lui sapeva guarda, che sarebbe uscito defendi. No, ma non c'ha senso, guarda quello sta solo e tu prendi l'esterno? No, secondo me l'errore è di Partipilo e Defendi ormai forse che esce un po' troppo tardi. Partipilo ormai stava lontano, però lì vabbè, morale della favola. In quel caso devi fare morale della favola, qualcuno sbaglia che quello sta da solo, non deve è possibile questa no, cosa. No, aspetta, allora Lucarelli dice sempre in conferenza stampa, l'ha detto anche ieri, è chiaro che noi con il gioco così offensivo due o tre occasioni le dobbiamo concedere certo, sempre alla mancherebbe. E questa è la tipica occasione, però quando lui dice che vuole i due esterni dentro il campo sì, per andare a fare la difesa lì vantaggiato, te lo dico da difensore, quando ci sta uno centrale libero tu non puoi prendere mai quella quell'esterno. È un'interpretazione, però secondo mai. Me no, va bene quello che ha fatto. Dai, metti la seconda quell'esterno non c'ha senso.
Ho capito, poteva la palla arrivare a Girone e dopo avrebbe dovuto fare la scalata. Ma non gli può arrivare a Girone se ci sta questo solo qui. Gli può arrivare. E comunque è meglio che la prende quello esterno piuttosto che questo centrale. Sì, però è un errore, diciamo, è la derivata seconda. Perché non è un difensore. La derivata prima è, secondo me, Partipino. Se fosse stato un difensore si sarebbe disinteressato dell'esterno. Vabbè, possiamo andare avanti. Dai, sì, andiamo avanti. Questo è il secondo gol. Ecco, questo è invece un dettaglio che... Anche qui ci punta spesso il mister quando parla di Rajčević, muratore del gioco d'attacco della Ternana. Perché fa un bell'assist. Sì, questa è la tipica azione della Ternana, il classico dai e vai, quindi è uno dei principi di base del calcio, cioè Proietti passa la palla a Partipilo, la fase dai, tra virgolette, Rajčević. Rajčević fa come un pivot nel basket, fa perno, rimette la palla a Proietti, chiude il triangolo e Proietti poi andrà al gol. Cioè da dire, non è che lo libera proprio e dopo è bravo Proietti, però bravo il concetto Proietti. È quello, concettualmente sì, no, l'idea è questa. Diciamo la giocata è quella là, cioè del classico dai e vai, e questo è una cosa che secondo me Rajčević sa fare molto bene, perché spesso si stacca, ecco, si vede bene qui, si stacca proprio dall'area di rigore e va a chiudere il triangolo. Sto fallo di mano, dove starebbe? Io non lo vedo proprio. Ecco, manda un po' indietro adesso, per favore. La prende di petto Proietti. Siccome ci sono state delle lamentele... Di petto lo prende. Dai, con questo braccio un po' largo, noi lo facciamo rivedere che la prende di petto e sta zitta. La prende nettamente di petto. Ecco. Nettamente di petto. Bene. No, perché ho sentito dire... che a Bari dicono, guarda che anche i giornalisti del Nari, io non so giornalista, non so se ce l'hanno con me, non credo, ci ammettono che ci sono stati favori e fuori della Ternana, quindi ecco, lo dicevamo, però io però ho capito, io sono onesto, cioè sì, no, in questo caso sono, però il gol è regolare, ci sono stati un paio di episodi proprio all'inizio campionato, abbiamo detto. Poi, ad esempio c'era un rigore col Palermo secondo me, c'è l'errore con la Viterbese, sì, che sbaglia giocatore, l'arbitro spelle uno anziché un altro. Enrico, però se vediamo le pagliuzze, allora vediamo le travi di anni e anni. No, ma cioè, voglio dire, ingiustizie, travi, ecco, giusto Alessio? In senso figurato è anche... Ognuno dice quello che vuole. Però ecco, no, siamo fermi lì. Non mi pare che poi dopo... Ma se c'è un favore a fuori dal nero, lo diciamo, però stavolta non c'è. Io non mi fossilizzerei su questo, perché veramente ne abbiamo subito tanti. Mi pare che forse il rigore col Foggia, con cui peraltro stavamo già vincendo, sia un po' generoso. Però, sì. Ecco, questi sono gli episodi in 14 partite, ma sì, poi di cui adesso uno è ininfluente, per cui insomma... Terzo fotogramma è questo qua, è il terzo gol. Questo l'ho messo perché per me è impressionante. A parte il lancio di 60 metri di Proietti, Furlan parte dietro a Proietti e si riesce a fare 60 metri in velocità in progressione e va a raccogliere il lancio di Proietti. E guarda, se rimette un attimo, ecco, a destra di Proietti c'è Partipilo, che sarà colui che conclude in gol. Ma poi non solo prende la palla, ma c'ha la lucidità per il avversario. Allora, cambio palla di 60 metri, rifà 25 metri con il palla al piede, ricambio campo e arriva Partipilo che era partito insieme a lui. Questo schema mette in evidenza due cose: la grande capacità della Ternana di verticalizzare, due che mi sembra che stanno abbastanza bene tutto sommato praticamente. Allora, grande questi capacità, che quest'anno li fanno i mille metri in due li fanno, cioè guarda, tre passaggi arrivi in porta, tutti e due gli esterni che partono immediatamente e Proietti che ti fa una sventagliata di 60 metri. Questi sono il tipo di calcio che piace a me. Ecco, per quanto riguarda invece la parte tattica, sì, noi 4-2-3-1 solito, loro che pensavamo, diciamo, potessero scendere con un altro schieramento, invece hanno fatto un 5-4-1 che non ci ha messo in difficoltà particolari. La cosa interessante, ecco, l'ho sottolineato, è vantaggiato in quella posizione, un inedito per questo campionato, ha fatto molto bene. Come gli ho chiesto io in conferenza stampa, poi il mister alla fine mi ha dato anche ragione, perché vantaggiato non ha quella grande capacità aerobica di Falletti, per cui per lui è difficile riuscire a coprire tanti metri, quindi ha motivato l'ingresso di Damian al posto di Palumbo, sia per far rifiatare Antonio, ma sia soprattutto per dare a Damian la stessa posizione di campo di Proietti, quindi sapete che Palumbo gioca sempre con quei 10 metri avanti, invece Damian stava praticamente allineato a Proietti e questo consentiva avvantaggiato di dover fare meno metri. Damian ha fatto un'altra volta una grande partita. Direi, allora facciamo le pagelline per chiudere la prima parte di trasmissione, la prima metà,
molto attese le Margiellini. Diventano poi quando è così. No, perché dà anche gusto a fare. Quando mi dicono, dice, ma Margiellini ha vista la partita? Dico, ma sì, dico, tranquillo. Vabbè, ma ognuno la pensa come gli pare. Posto che di media non andiamo mai più del mezzo voto di differenza tra tutti. Sì, beh. Non ho capito. Infatti, secondo me ce l'hanno proprio con te questi. Sì, ce l'hanno con me, ma io non ho mai fatto mistero di non voler farmi amici o operazioni di simpatia. Sai bene quando non sia socievole da questo punto di vista. Iannarilli, 7 te. Bravo, si è fatto trova pronto sempre. 6 e mezzo, via dai. Per me 7, una volta sto contento, dai 7. E te vuoi rifare le cose che non mi guardate, dai, io che devo fare? 6 e mezzo. Difendi senza voto, perché sì. No, ho 12 minuti. Vabbè, in ordinaria amministrazione. Regista voto 3, che sta a fare lo spiritoso pure lui. Tozzo. Bobben. 6 e mezzo, No? Tu quando Bobben? Sei, una partita ordinaria a me. 6 e mezzo, però lo merita, via 3-0, sì. Abbiamo iniziato pure. Per me 6. Fate voi. Bobben 6, invece do 6 e mezzo a Suager, che era parecchio, sì. Che non giocava. Invece... Tra l'altro quella deviazione potrebbe essere stata anche importante, no? No, direi che è stata importante. Già non era partito benissimo. Già ne aveva fatta una prima, poi dopo mi pare che ha messo un po' di mestiere. A te dovrebbe essere piaciuta parecchio la partita. Beh, lui gioca sempre così. A qualcuno gli ha detto adesso mi sa che smetti? 6 e mezzo. Te calmi? Ecco. No? Senza era quello. Beh, giustamente. Mammarella 6 e mezzo, anche a lui. 6 più. Finché ha retto, anche perché... No, rimasto in campo anche 10 ecco, minuti. Ecco, esatto, anche se è sacrificato, per cui 6 e mezzo pieno, ci sta tutto. Sì, in quel senso sì. La Verone 6, una partita ordinata. 6 più. Si è fatto trovare pronto, sì, 6 più. Anche 6 e mezzo. Poco, vabbè, siamo lì. Presente in fase di spinta, però... molto. Allora, Mattia Proietti. Proietti 8. Tiro fuori un bell'8. 7 e mezzo, via, 7 e mezzo. Ha fatto tutto lui, Gigi? Beh, il gol, sì. Gol, assist sul terzo gol con quel lancio che ho fatto 8. Vedere. Partita sontuosa. Proietti è un giocatore di altra categoria. No, perché adesso che, adesso sta, che sta bene fisicamente si vede perché... chi glielo toglie il posto? Infatti l'avevamo visto anche l'altro anno nelle prime partite. Ma era... dicevamo. Dopo era irriquonoscibile. Giocatore che stava male, quando è rientrato era irriconoscibile. Ma ancora non si era operato, infatti dopo si è operato dopo adesso sta bene. Adesso sta molto bene. Damian 7. 7. Una solida forse anche qualcosina di più. Solida partita di grandissima sostanza. Se, guarda, io dico questo, forse io ho dato poco a Proietti, che se gli avessi dato 8 Damian mi dava 7 e mezzo. Comunque, vabbè, questi siamo lì, sono ragionamenti di Gigi. Palumbo per me senza voto. Ma beh, no, ha giocato 25 minuti. Ma sei, ma la partita aveva preso iniziativa. Per me senza voto, perché la partita secondo me già aveva perso di significato in quella fase. Paghera invece gli voglio dare 6. Anche 6 più, anche se ha giocato poco anche lui, però è entrato... Mi piace il picco con cui entra. Beh, questo sì, l'abbiamo già detto già l'altra volta si era distinto, questa volta pure. E... non ha preso giallo, che è una gran cosa. Salzano 6 e mezzo, sì. Per la prima volta vi voglio dare una sufficienza ampia, perché messo a terzino nel punto peggio del campo dove c'era già l'acquitrino, se l'è cavata senza particolari impicci. Beh, vabbè, non è che fuori sono... ruolo, però io c'ho una paura su sta cosa che dici tu, che quasi come visto che Salzano ha fatto non ha fatto danni, beh, non mi pare, cioè è un interprete della Coppa, come ho queste impressioni. Diciamo che mezzo punto in più perché era completamente fuori, fuori ruolo. Fuori ruolo, ecco. Però poi, io titolare lì non ce lo farei giocare, ecco, se manca Mammarella. Rischiamo che se manca Mammarella ci mettiamo... Paradossalmente... Secondo me le soluzioni ce ne stanno tante, ci sta Bergamelli. Ci stanno... cioè abbiamo adesso Bergamelli solo... ancora, sì. Bergamelli. È stato reinserito in rosa. Ah sì? Non lo sapevo. In lista, no? In rosa, ragazzi, lo sapevo fuori. Riassunto delle puntate precedenti. Dica. Frascatore è fuori, non è disponibile fino a gennaio. Arenale può fare un cambio. Che ha fatto Lucarelli? Ha preso Frascatore, gli ha detto, guarda, per 2 settimane non puoi giocare, ti mettiamo fuori lista e rientra Bergamelli che si è allenato sempre molto seriamente. Però ha già detto... Abbiamo anche un altro giocatore fuori lista. Ricomincerà. Chi è? Argento. No, Argento. Pensavo tante volte. Era troppo difficile. No, non scherziamo. A quest'ora è verità. Non scherziamo. È entrato Onesti, non sapevo chi era. Altro giorno. Sei più per me. Sei più. Io sono Onesti. Io quando ti dico le cose, quando mi pigli in giro, alcune volte c'hai ragione. Questa è una di quelle. No? Beh, ma tu devi fare il conduttore. Ma io faccio altro nella vita. Cioè, certo. Questo è un hobby. Certo. Per far divertire a te, soprattutto. Per tutti è un hobby. Va bene. Partipilo 8, anche Partipilo, doppietta, 7 e mezzo. Aspetta che me
non mi ricordo mai, ecco, questo è il verso. Vabbè, sì, sono da 8 meno allora. 7 e mezzo su, ha fatto un gol che uno non è il suo. Bene, Furlan 7 e mezzo. 7 e mezzo. Furlan 7 e mezzo. 7 e mezzo. 7 e mezzo, sono d'accordo con voi. Torromino veramente. Torromino 9 per la pallonata che a momento non ammazza l'arbitro. Senza voto, ovviamente. Senza voto, vandaggiato. Vandaggiato 9. 7 e mezzo. No, io gli voglio dare 9. No. Posso essere generoso una volta tanto? Dai, 9, perché intanto perché ti ricorda nelle movenze tanto un altro giocatore completamente diverso, io direi, vandaggiato questa. Si è fatto 90 minuti, ma è vero. Su un campo pesantissimo, in un ruolo che non è propriamente il suo, e secondo me è il risultato, se non il migliore in campo, tra i migliori. Mi è sembrato in una condizione atletica che se l'avessi pensato l'anno scorso non avresti mai detto sei matto. Non ci avresti mai creduto. Ha fatto dei recuperi difensivi a scardinare il pallone dai piedi dell'avversario, che neanche il miglior mediano. Io gli ho dato 7 e mezzo, e se avesse segnato avrebbe preso 8 sicuro. Peccato che non ha fatto gol. Comunque sulla vantaggiato già l'anno scorso aveva cominciato a lavorarci il preparatore atletico di Gallo, certo. E facendo un lavoro penso proprio dalla base, e quindi l'ha ricostruito molto da un punto di vista fisico. Quest'anno hanno continuato quel lavoro, però quest'anno corrono, l'ho detto all'inizio del mio intervento, 9 undicesimi erano quelli dell'anno scorso. Allora quando vedo vantaggiato fare tutti quei chilometri, l'anno scorso non avrebbe fatti meno della metà, le cose sono due, ragazzi. Una è che si allenano di più, e questo proprio fuori discussione, rispetto all'anno scorso, non è che, cioè è visibile, si allenano meglio, ecco, con più intensità, e fanno, secondo me, ma questo glielo devo chiedere a Lucarelli, perché purtroppo gli allenamenti non ce li fa vedere, quegli allenamenti così tanto cari al sottoscritto, dove ci metti non i 10 metri di scattino con la palla al piede, ma dove ci metti le ripetute in salita. Io sono fissato su sta cosa, perché gli ha fatto mettere gli ha fatto mettere la salitella dietro l'antistadio. Chi allo stadio dà ogni anno un'occhiata di soppiatto, ci sta proprio la rampa. No, dico, mi conferma che questi le fanno. Allora, se fai le ripetute, se fai gli allunghi, se fai no i 10 metri, ma cominci a fare i 1000 metri, allora vedrai che la differenza la noti, perché non è possibile. Cioè, stanno delle vabbè, finiamo le pagelline, siamo lunghi. Dei gambi spaventosi. Rajčević 6 perché abbiamo vinto. 6 perché la parte sua l'avrebbe fatta. Peccato che però si va a fare un gol, sotto, diciamo, però non è il primo in zona gol, non è freddissimo, tanto un eufemismo. Siamo un eufemismo. Lì quel piattone veramente che rivendetta. Lucarelli 7. Solito 7. Io ho 8 sto giro, perché 10 vittorie di seguito, se non altro perché eguaglia il record storico della Ternana. Allora 7 e mezzo. Allora 7 e mezzo, ma io quasi 8 perché è d'accordo con noi. Soprattutto. Ecco, questo è il suo. Bene. Fine prima parte, ci vediamo tra poco per la seconda. Che ci segue.